Critiche e contestazioni ieri sera da parte di quanti non hanno ritenuto giusto il risultato finale, ritenendo di essere stati penalizzati, sono state rivolte non solo alla giuria ma anche all'amministrazione comunale. Io ritengo che il valore di ciascun carro prescinda dal punteggio che ottiene, ha dichiarato il sindaco Francesca Valenti, ma come avviene in tutte le gare e competizioni, c'è chi vince e c'è chi perde, il giudizio, anche se opinabile, va rispettato, ha concluso il primo cittadino. Io in realtà l'ho detto in premessa, che poi quello che ciascuno vale prescinde dalla sommatoria di un punteggio, perché poi è vero, il giudizio che esce fuori, la valutazione che esce fuori è veramente molto fredda, perché si somma nei punteggi e esce fuori un risultato che ciascuno può contestare, perché poi le valutazioni sono sempre opinabili, è normale che sia così, però secondo me bisogna capire che stiamo facendo, intanto che è una gara, stiamo parlando di carnevale intanto, che è una gara e nella gara c'è sempre chi arriva primo, chi arriva secondo, chi vince, chi perde, e a volte le aspettative non sono poi rispettate dai risultati, questo ci sta. E quindi io sinceramente li capisco, nel senso che capisco che dopo tanti mesi di sacrifici, di passione messa al loro lavoro, poi è difficile, perché ciascuno immagina che il proprio lavoro sia il migliore, in realtà la verità è questo, e probabilmente anche così, però è pur vero che poi un giudizio va rispettato.